Da ieri il Crotone è in ritiro presso la struttura del Park Hotel di Steccato di Cutro e ci resterà, presumiamo, fino al 15 gennaio. I programmi iniziali erano questi, ma potrebbero subire delle variazioni anche in virtù della scelta di far disputare l'incontro Crotone-Siena alla riapertura del campionato in posticipo lunedì 27 gennaio. E quindi, avendo due giorni in più rispetto alle altre, non è detto che Mister Drago possa decidere diversamente rispetto ai piani prestabiliti. A parte ciò, nulla trapela in merito a possibili cessioni o eventuali arrivi in seno alla rosa del Crotone. Si muove poco, anche perché è giusto che in questo frangente tutto sia ponderato nei minimi dettagli. Si chiacchiera invece molto nei bar. C'è chi vorrebbe in partenza, oltre ai soliti nomi, anche Capitan Galardo direzione Perugia, e chi pensa alla possibile arrivo addirittura di Iaquinta, che qualche giorno fa è stato accostato al Trapani. In pratica, tra nomi più o meno importanti, sarebbe possibile costruire un'altra rosa al completo. Questo naturalmente se consideriamo tutto ciò che emerge dalla fantasia dei tifosi. In ogni caso, qualcosa di certo supponiamo di farvelo sapere quanto prima, se non altro perché i vari Ursino e Company sono in pieno regime di lavoro e in attesa, così come del resto tutti i tifosi e noi addetti ai lavori, ci aspettiamo di chiudere il colpo giusto. Il calcio crotonese fortunatamente non è solo Crotone. Due belle notizie di inizio anno danno lustro ad una terra martoriata che attraverso questo sport riesce a riscattarsi. Un nome che probabilmente più non dice niente, Edoardo Saragò, 32 anni, originario di Crotone, ha vinto in Venezuela alla guida tecnica dell'FC Caracas la Primera División, l'equivalente del campionato di Serie A italiano. E l'isola Caporizzuto si è aggiudicata ieri la Coppa Italia dilettantistica calabrese, battendo in finale sul neutro di Lamezia Terme la Palmese. La vittoria rocambolesca per 9-8 dopo i calci di rigore nella gioia di Mister Caligiuri. Sì, grazie, complimenti, mi devo girare per forza ragazzi, loro vanno in campo, abbiamo fatto una partita, oserei dire, epica sotto l'aspetto della determinazione, del cuore, contro una grande Palmese, veramente una società, una squadra attrezzata, più di noi forse, però la partita è stata molto equilibrata, non ci sono stati grossi sprazzi di pericolosità da nessuna delle due parti, ma a livello tattico la squadra mia ha avuto per chiudere gli spazi, non li abbiamo mai resi molto pericolosi e alla fine è finito 0-0. I supplementari forse stavamo un pochino meglio noi, abbiamo avuto delle situazioni che non siamo riusciti a realizzare, e poi questa sequenza di calci di rigore abbiamo vinto, abbiamo battuto 9 noi, 8 loro mi sembra, ma è successo. Io dico che per una volta, come spesso succede, spero e mi auguro che possa succedere sempre di più, sono stati premiati coraggio, fra virgolette, una società piccola, una società che fa tanti sacrifici insieme a questi ragazzi, e abbiamo dato, credo, una grande gioia, una pagina storica, senza andare con l'enfasi, però a livello calcistico Isola con questa squadra si sta riscattando, portiamo il nome della Calabria e di Isola in giro per l'Italia. Credo che dopo 5 anni di mio lavoro insieme a tutti non possa essere una serata più gratificante. Ok mister, io la ringrazio, le faccio di nuovo i complimenti e naturalmente avremo modo di seguirla attentamente anche durante questo campionato. Grazie a voi, grazie a tutti. Scappatura, e quindi di conseguenza il gioco è stato fermo per 10 minuti.